un cazzo la pietrona da... del pavè. Gli esperti di volo hanno capito che siamo al velodromo di Roubaix. E ora ce ne andiamo a fare un bel giro, andiamo a vedere com'è. Grandi ciclisti della storia hanno girato in questo velodromo e oggi ci sono pure io, che non sono nessuno nel mondo del ciclismo, però c'è una certa passione da queste parti. Anche se pare di stare in Arabia Saudita. Velodromo molto divertente. Lì per lì c'è quasi paura di andare sulla sponda perché sembra quasi di toccare il pedale. Invece dopo, non lo so, mi si è sbloccato qualcosa. Dopo qualche giro sono andato su a cannone, ma è troppo divertente. Se l'avessi a casa farei altre giornate così. Gira con te giù. Troppo bello, adesso non ci sa che fare, sono le 8, dovrei andare a mettere un posto per dormire. Via ragazzi, lasciamo ufficialmente Roubaix, ci sarà un motivo perché sì, ma... io lo so.
tutto al contrario. La Rubia Parigi incominciò ufficialmente. La Rubia Parigi in palio. Solo che... come inizio andiamo subito a dormire. Poi domani con calma... Comunque ragazzi, ho le gambe a pezzi. In questo velodromo di Roubaix ho dato tutto quello che mi rimaneva. Dopo una giornata a fare i muri delle Fiandre mi rimaneva poco, diciamoci la verità. Però l'ho dato tutto, non c'ho più niente. Ho le gambe sfatte, ho fatto 3000 giri. Però mi sono divertito come un pane. Domani ci ritorno. Domani tutto il giorno dentro il velodromo di Rubergina. Mi raccomando, aspetta. Veramente faccio 48 ore di video. Oui, oui, se comincia le gravelle. Il periodo che sto in Francia faccio finta di parlare francese, sappiatelo. Voglio fare un video dove faccio finta di parlare francese, va bene? Este è de signor. No, questo è spagnolo. Come cazzo bestemmiano i francesi? Di bonnet. Via ragazzi, stasera non c'è niente da mangiare, non c'è niente da bere, almeno fatemi dormire per favore. Tra l'altro mi sto latendo proprio su un cumulo di paglia, ragazzi, è la cosa più morbida su cui abbia mai dormito, credo, contando anche lei, no? Ma perché non dormiamo sulla paglia? Lo facevamo già forse, ma è passato di moda. Io propongo di far ritornare di moda i letti di paglia, ragazzi. Oh, senti come si sta bene. Ragazzi, ci si vede domani con la Rubé Paris. Buonanotte. State bene. Riposatevi, voi che potete. E state tranquilli. Allora ragazzi, siamo appena usciti dalla tenda con un po' di mal di gambe e una gran sete e fame. Quindi, porca puttana, è presto. La prima volta del viaggio mi sono svegliato presto, proprio oggi che sono andato al supermercato. Vabbè, sono le 6:30 e insomma noi pedaliamo. Quando troveremo qualcosa ci fermeremo. Fino a quel momento cercheremo di non morire di sete. Non potevo reggere l'emozione di andare a fare il pavé. Boh, non lo so perché, però c'è subito qua un bel settore in pavé. Andiamo a farlo. Andiamo a pedalarlo. Andiamo a rimbalzare sulle rocce.
Patrick è full dell'arm, è uno degli ultimi tratti in pavé della Parigi-Roubaix, per noi è il primo. Si rimbalza che è un piacere. Non mi immagino che vuol dire prenderlo a 60 all'ora. Storia da tutti gli anni, incredibile. Quanti campioni sono passati qua, eh? Quante imprese, quante storie. Settore di pavé di giornata è andato veramente bello, poi con il sole che si sta per alzare, un'atmosfera unica, impagabile. Ma è solo il primo. Ma adesso si va a fare colazione, si va a fare il pavé senza la colazione. Ci sono tutti i bunker in mezzo al campo, è incredibile. 1, 2, 3, 4. Bunkerini. Appena arrivavano tedeschi. Pam pam! Due legnate, eh! Scherzano mica niente. Oggi in cucina con Paolo abbiamo preparato le couscous, la saladinette, taboulé au poulet. Le couscous, e ci abbiamo infilato un ton alla catalana. Eccolo qua. Il piatto si presenta gustoso, sicuramente molto gustoso. Sembra quasi un piattino gourmet, niente male. Andiamo ad assaggiare. Sapore esotico del couscous e del tonno alla catalana, è tutto esotico qui, quindi non ci si sbaglia. Esotico e speziato, un tripudio di sapori dal mondo. Quindi se venite in Francia, couscous con tonno a catalan, ok? Tanta roba. Facciamo il pieno di energie e dopo si parte. A Lidl's, come sempre a Lidl's.
diversi monumenti così soldati. 1939-1945. Tutto sto nord della Francia sta in base dalla Germania, perché ci sono tanti monumenti sulla seconda guerra mondiale. Viaggio in Francia, ragazzi, non ci vorrebbe mica tanto, basterebbe un piccolo spazietto sulla carreggiata, anche tutte le piste ciclabili in Olanda, sì, per la gente che va in giro in città per andare a lavoro, tutto uno spettacolo assurdo, eh? C'è niente da dire, però per andare con la bici da corsa non sono il massimo. C'è 3.000 semafori, sei sempre fermo. E qui un pezzettino di carreggiata e strada dritta. Che si viaggia. Ragazzi, il cartello ci avvisa, eh? Qui c'è la foresta di Arenberg. Ragazzi, ci si caca già addosso. Qui c'è la vippa. Ragazzi, ci siamo, eccola qui. Ma noi non ci accontentiamo di farla così in fianco, noi vogliamo percorrere. Questa, ragazzi, era la mia foresta di Arenberg, è stata dura. 2 chilometri fuori sella a passo d'uomo, fanno male anche le mani,
Questo è il famoso ingresso in discesa. Lì poi c'è un monumento alla Guadalupe. Oh, oh, oh. Andiamo a pesce. Questa è la fine che fanno quelli che fanno la foresta di aria. Non è una bella cosa da fare, ragazzi. Voi non la fate. Voi non la fate la foresta di Arenberg. Mi raccomando. Che botta, ragazzi. Si è addormentato un'ora. Comunque c'ho una stanchezza addosso. E voi direte, sembra normale, Paolo. Però non so, non riesco a recuperare. C'ho sempre sonno. Dormirei tutto il cazzo di giorno, eh. E invece finisco il mio French toast e poi vado a Parigi. Sicuramente arriveremo domani. Ci sono ancora 160 km forse. Quindi cerchiamo di arrivare più vicino possibile. Dormiamo fuori di Parigi e domani siamo a Parigi. Non si dorme a Parigi, eh. Si fa un giretto e poi via si scappa. Tanto. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia di Parigi. Ma cosa cazzo vuoi? Oh. Ragazzi, il bombo mi si è affezionato. Ci vuoi che mi... Ma guarda. Ma cosa vuoi? Ormai sono, non so, come quegli eremiti che attirano gli animali. Ormai è così. Ancora, ma cosa vuoi? Via, andiamocene via, sennò lui qua si schioda, si a casa. Ho riempito l'acqua che tanto lo sto reggendo, via, però ce ne bere un sacco ovviamente. Una posella ogni tanto. Poi va bene.
stessa chiesa con la stessa statua del soldato. Chi con la foto sopra? Immagina se pianto la tenda lì e mi trembiano. No, sarebbe divertente, diciamo che sarebbe molto ironico. Facciamo un po' i paghi, facciamo finta di nulla. Dai. Il primo posticino è quello buono. Ah, che boschello. E sto là, ragazzi. Anche stanotte il posticino si è trovato, tardino, non so, saranno le 10. Non so quanti chilometri mancano a Parigi, ma credo un'ottantina, non so. Oggi 200 bombe si è fatta una tiratella. Ora c'ho ancora l'adrenalina, quindi mi sento carico, ma ora appena vado in tenda secondo me mi smoscio a 2000 e spero di avere le gambe domani. Vabbè, ce la fa 80 chilometri, ma insomma, prima si fanno più si guarda questa Parigi. E nulla, ragazzi, ci vediamo domani. Ora vediamo come va la nottata. Ora, secondo me vado in coma adesso, poi vi faccio sapere.